Un saluto amici, siamo al secondo round del mondiale con la Nigeria, abbiamo perso contro la Spagna 2-0 e Paraguay-Bulgaria finita 3-2, quindi insomma il Paraguay è primo, vediamo chi affronteremo. Adesso Nigeria affrontiamo... deve fare meglio se non vuole essere eliminata. Ah, affrontiamo quindi la Bulgaria. Non è il massimo ovviamente, perché la Bulgaria però può darci una speranza. Saltiamo l'intro perché andiamo dritti dritti a cercare di recuperare questo risultato. Difficile, difficilissimo ovviamente, recuperare significa dover vincere entrambe le partite. La Bulgaria ha Zradov, Kishishev, Jordanov, Ivanov, Petkov, Jankov, Lechkov, Balakov, Penev, Stoichkov, che è un buon giocatore, Konstantinov, insomma buona squadra veramente la Bulgaria, veramente affascinante. Vediamo se questa Nigeria riuscirà a recuperare. Sta vittoria ci serve, ma proprio ci serve d'obbligo. Perdere questa, già pareggiare è probabile che veniamo eliminati. Partita del primo turno tra Nigeria e Bulgaria. È ora il momento di dare la parola ai nostri telecronisti che da Parigi ci faranno vivere le emozioni di questa partita. C'è Massimo Caputi e con lui Giacomo Bulgarelli. Sì, stiamo per assistere ad una grande partita qui a Parigi. È la città più grande di Francia. La popolazione supera i 9 milioni. Credo sia l'inno del Nigeria. Ovviamente qui allo stadio, ma quelli che ci sono in grandissima forma. Cosa prevedi per oggi, Massimo? Nell'ultima partita non sembravano molto organizzati. Non sembravano molto organizzati, è stato un disastro. Sì, è stato... Proviamo la telecamera televisiva a sto punto, tanto riesco a vedere meglio le azioni in attacco da vicino. Non le vedo bene in difesa, ma tanto. Almeno... West. Proviamolo. Lechkov. Lechkov. Però c'è una cosa che posso fare. Simulata. Non so quanto possa servire, ma nelle opzioni, che faccio anche vedere... Qua non andiamo a toccare queste cose, infortuni no, perché non li voglio. Quel numero di giocatori sì, il numero di giocatori secondo me sì. Musica, ma sì, musica importante. Ma quel poco di musica che si sente va bene così, ci siamo. Azione. Bella azione, veramente. Sì, i numeri mi aiutano a capire meglio la situazione, in effetti. Sì, ottimo controllo. Ma sì, sta telecamera mi sembra più adatta per giocare a sto gioco, ironicamente. Ottimo passaggio. Ah, dai, che ce la possiamo fare. Bella, ma il tiro non ci voleva. Il portiere, che gli ha facilitato il compito. Sì, questa telecamera è molto più vicina a quella Mutiu di prima. Raccoglie la palla. Eccoci. In pieno sulla sfera. Intervento duro, ma necessario. Petkov. Ma ci siamo, palla per il nostro Amokapi. Peccato. La palla viene allontanata. Ripeto, dobbiamo insistere, non così, ovviamente, non così. Per il portiere questo tiro. Sono lunghe queste partite, sono lunghe, quindi comunque ci vorrà un bel po'. Abbiamo tutto il tempo che ci serve. Ma se lo continuiamo così a toglierla. Il problema è che il tasto cerchio che serve per togliere la palla. E anche il tasto per tirare, perciò non va per niente bene. Petkov. Buona azione. Un'ottima simulata. Vediamo. Tira. L'ho vista dentro. Peccato per la conclusione. Molto molto debole. È stato lasciato un po' solo dalla sua difesa, Giacomo. Lechkov. Ops. Volevano loro. Amunike. Buono il passaggio. Eccoci qua. Costadino. Vai, esploriamo. Vai. Ci siamo. No, peccato. Ho sempre paura di far fallo io. Capite perché non prendo mai. Guardate, attenzione. Buona azione. Ma arriva anche la Bulgaria. Come la partita precedente. Partiamo alla grande, veramente. Partiamo alla grande. Ma non riusciamo a fare quel gol. È il contrario del mondiale con l'Italia, dove non subivamo gol. Meno male. E invece noi però segnavamo. Sapientemente respinta dal portiere. Dovrà stare molto attento oggi, Giacomo. Bella azione. La difesa a tratti è scarsa. Vai, ci siamo. Attenzione, bella azione. Peccato per il tiro, ancora molto deludente. Bisogna andare di passaggio tra giocatori. Niente riesce a impensierirlo. Stoichkov. Che poi la formazione mi sta bene, cioè la formazione, la strategia mi va bene. Portiere, senza difficoltà. Forse proviamo a vedere se l'IGM riusciamo ad alzarlo un po' di più, magari. Che dite, ragazzi? Ci può stare. Gestione squad. IGM, formazione, strategia. Forse sì,
Vai, tutti attacchi. Siate clamorosi. Fatevi valere, dai. Olise. Andiamo a essere più aggressivi. Kostadinov. Oh no. Bella azione, bella azione. Sono molto contento. Ci siamo. Mannaggia, ancora non riesce a segnare. Numero 20, numero 20. Sì, l'aveva intuito fino all'inizio. Insistiamo, insistiamo, vi prego, insistiamo. Ecco qua. Okechukwu, bene. Kocha, grande giocatore. No. È che loro usano molto questi giochetti qua per non farsi fregare la palla. Funziona. Sì, la Bulgaria che chiaramente è meno insidiosa della Spagna, anche se la Spagna nel primo tempo non era stata fenomenale, ha fatto un tiro e è andato dentro. Ci siamo. Bene, bella azione, bella azione. Oh, si è allungato troppo, peccato. Attenzione, palla nostra. Non riesco a crederci, non riesco a crederci come l'abbiamo persa qua. Dobbiamo insistere, abbiamo ancora 45 minuti che possono salvarci il mondiale. Ancora senza gol dopo i primi 45 minuti di gioco. Quale gigante della Coppa del Mondo è eliminato dalla Bulgaria nella Coppa del Mondo del 94? Brasile e Italia sicuramente no, quindi è Germania. È la Germania. Brasile e Italia sono arrivati in finale nel 94, quindi non può essere successo. La storia è storia. Vediamo un po' come sono le formazioni. Abbiamo Okechukwu, poraccio, non ce la fa più. Ci metteremo Iroa. Peccato Kanu che è veramente con forma, attenzione, mai fatto un pensiero. Babangida sta bene oggi, condizione 82, grande condizione, ma stanno bene anche i nostri attaccanti, quindi insistiamo. George CD, potremmo metterci come esterno destro o Kafur, questo di George, se lo trovo, ecco fatto. Vabbè dai, almeno partiamo al secondo tempo senza perdere tempo. Ok. Ci stanno queste sostituzioni, eh? Ci stanno alla grande, dai, dobbiamo insistere. Credo ci sia la no, non mi fa perdere il tempo. No, forse no, perché non ha fischiato, benissimo. Meglio prima che dopo, non perdiamo altro tempo. Questi 45 minuti saranno fondamentali. È il bello che non so come andrà la partita. E ci giochiamo tutto, ci giochiamo veramente tutto in questa partita. Per me è veramente la più importante. È l'inizio del secondo tempo. Ok, comunque... In ogni caso, anche se dovesse andare male, dovessimo perdere, io farò lo stesso la terza partita. Magari un po' meno motivato, ma la faccio lo stesso. Attenzione, ma quasi, era bellissima stazione. Potevo avanzare ancora un po', in effetti, ma non volevo farmela fregare dai piedi. Potevo avanzare ancora un po'. Sì, la telecamera mi aiuta di più a fare le azioni d'attacco, ovviamente, rispetto a quella distante di prima. Volevo passarla. Abbiamo anche un attacco in forma, quindi dobbiamo approfittarci. Bello, bello, filtrante. Ci siamo. E si segna. Ikpeba ci ha salvato. Un gol bellissimo, voglio rivederlo. Un gol veramente bello. E grazie Ikpeba. Ci dà una chance di superare il turno. Ci dà una chance che per quanto rimane piccola, perché bisogna battere il Paraguay. Questo va sicuramente rivisto. Bravi, veramente ecco bravi. Ecco il gol che rompe l'equilibrio iniziale, 1-0. Ovviamente, ma no, facciamo che tenere la stessa IGM, IGM in attacco, dobbiamo abituarci a giocare in attacco. Ok, questa era una buona azione, ma come al solito... Ecco che si libera da... Il tiro viene respinto. Ecco qua, ci siamo. È stata un'azione difficile. Ci siamo purtroppo, non è positivo. Gli angoli sono pericolosi, le punizioni sono pericolose. La CPU, intelligenza artificiale, specialmente a queste difficoltà... Non perdona. Ma è andata bene che il nostro portiere ha fatto il suo dovere. Il portiere recupera con agilità. Quindi non mi posso lamentare. Oh, che brutto fallo che ho fatto. Strano che non l'ha fischiato. Strano. Ottimo controllo. Oh, voleva, Spazzala via. No. Mamma mia, che rischio, ragazzi. Via la palla da qua. Via. Perché nel secondo tempo bisogna sempre farvi vedere i sorci verdi, gli avversari. Bella azione. Davanti alla porta. Si segna. Amokachi! Sono felice, ragazzi. Sono felice perché si riapre il mondiale della Nigeria. Sembrava finita. È il 2-0, lo stesso risultato che ci ha dato la Spagna. Il vantaggio ora è di due lunghezze. Il Paraguay ha vinto per un gol contro di loro. Quindi speriamo, dai. Insistiamo. Sono estremamente felice. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. È un mondiale emozionante anche questo. Visto la fine
porta i suoi risultati. Ikpeba. Questo passaggio la brutto. Viene agevolmente recuperato. Sono contento, si sta riaprendo. Se il video vi piace, potete supportare il canale lasciando un like, che è molto molto d'aiuto. Immaginate quanto è motivante vedere questi bei like ogni volta e dire cavolo, voi volete vederle queste partite, voi volete vederle e le faremo. Altrimenti. Grande apprezzo la scelta che è stata fatta della Nigeria, ops, che non era la mia prima scelta, ma l'ho messo. Ok, però era in lista, è stata votata, va bene, si fa, è un mondiale divertente. Sempre il mio sogno è giocare di vincere un mondiale con una squadra africana, sarebbe bellissimo. Vediamo, ci proviamo, perlomeno ci proviamo. Ops, sbagliato. Olè! Costadino. Mamma mia, che Nigeria eccezionale sta partita, che Nigeria eccezionale, veramente. Ops. Lechkov. Bella azione. Penev. Quello che non è ancora finita, è inutile Stoi festeggiare Lechkov. Troppo in fretta, ma... specialmente quando abbiamo contro Zoikos. Che tiro! La Bulgaria si rivela pericolosa, muy peligrosa, come si dice in spagnolo. Anche se spagnolo è l'ultima parola, l'ultima lingua che vorrebbero sentire ora il giocatore della Nigeria dopo la sconfitta. Quindi arriviamo. Alla fine spassa via. Ops, eccolo qua! Il pallone con un ottimo tackle. Che azione iconica, Ikpeba fa il terzo gol. Il terzo gol, golasso davanti al portiere, come un rigore praticamente. Come un rigore. Sembra la Kings League. E ricordiamo, stiamo giocando appunto a professionista con i fuorigioco attivi. Infortuni no, perché ho valutato che sono fastidiosi gli infortuni in questa modalità qua. Sono estremamente fastidiosi. Forse una stagione è giusto averli. Guardate, io... nella retro carriera col Bari ho infortunato il povero Spinesi, è stato infortunato per 3 partite, non è stato per niente facile. E si vince. I gol di distacco sono sufficienti a dimostrare il divario tra le due squadre. Barua, non gol subiti. Finalmente è bello leggere questa frase. Nuova partita, Ikpeba, ovviamente, un fenomeno. Bravissimo. Ovviamente Germania ha perso il 2-1 con la Bulgaria, lo sappiamo tutti. Perché aveva perso, il risultato non me lo ricordavo, farò di nuovo questa cosa da non distruggermi i timpani, e probabilmente li distruggerà lo stesso anche da questa distanza. Eccoli, non so se si sente, ma... vabbè, comunque ci siamo, ci manca una partita che sarà molto interessante, quindi vedremo come andrà. Vediamo intanto i risultati. Ecco qua, vabbè, ok. Ci vediamo la prossima volta, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. No, vediamo subito. In seconda Paraguay nel 3 punti, ha perso con la Spagna, Spagna 9. Attenzione, ci giochiamo tutto, questa partita conta tutto. In seconda posizione nel gruppo. E dovremmo passare anche in caso di pareggio, ma non si sa mai la Bulgaria. La prossima partita sarà molto interessante. Ci vediamo per la prossima. Ciao a tutti da Jack, ciao!